che faccio una prova di chiacchiera e adesso vi dico dove ho messo il cellulare, che non so cosa riprenderà, poi verifico, ma sono comodamente coccolata dalla mia poltroncina ad ombrello, quella che di solito mi porto per fratte e la porto anche al lago. A me non va più di stare spatasciata per terra, non c'è più l'età per stare spatasciata per terra, che se mi sdraio per terra poi mi tira su. E qua sono bella comoda, sto al fresco, e il cielo si sta sgombrando alle nuvole, è una bella brezzina, alle spalle c'ho gli alberi, ma tra un pochettino avrò anche il sole in testa, mi sa, però ho il mio cappello a falda larga. Adesso io spero che voi riusciate a vedere, quando dico che sto tricottando con il 3, stavo facendo un bruttissimo errore, gli errori accadono, allora ok, devo andare qua. Allora, quando dico che utilizzo un uncinetto del numero 3, ma lavoro come se avessi tra le mani un numero 4, perché mi lascio un certo gioco intorno all'uncinetto, tutto questo mi permette di ottenere il massimo da questo filato senza patire per le sue caratteristiche. Sono un po' diverse dai cotoni ritorti, dai filati prettamente per uncinetto. Ecco, quindi riesco a fare dei movimenti veloci ottenendo una maglia regolare. Vedete le dimensioni delle catenelle, la lunghezza della maglia alta, perché ci vuole un po' di esercizio, ma si riesce. Questo, lavorare largo in questa maniera, mi permette veramente di far scorrere bene il filato e impedire che lui si apra. Questo è, così scorre bene il linette. Certo, potrei anche lavorarlo in maniera più stretta, ma lì vado a patire. Adesso lo faccio vedere, se io volessi lavorare rimanendo fedele alla misura dell'uncinetto, cosa dovrei fare? Dovrei tenermi il filato molto aderente all'uncinetto. Però poi avrei il problema che se io rimango molto vicino al filato, vedete che differenza che c'è tra questa maglia alta e questa, vedete la lunghezza, lo spazio tra le maglie. Adesso poi disco, però per far vedere, no, qui non serve la catenella, basta un attimo di distrazione. Allora, faccio le 5 catenelle che dovrei realizzare in questo momento. Ecco, sarei costretta, quello che adesso mi vedete fare con il 3, se io volessi ottenere questo spazio e questa misura di catenelle, con il 4 dovrei eseguire questi movimenti. Quindi il filo molto aderente all'uncinetto, e dovrei esercitare una bella forza, e poi con così poco spazio, nel momento in cui io entro, voglio entrare con il mio uncino attraverso le asole del punto, rischio di entrare nel filato e non è quello che voglio, e quindi questo mi rende più lenta la lavorazione. Un procedimento mi inceppo oggi, ho già mangiato, questa è la scagna che arriva, mi farei una bennica quasi quasi, però non si sta così bene. Quindi faccio una catenella, arrivo qua, vedete, dovrei proprio esercitare una forza per controllare il filato e entrare senza aprire il filato, e impiegherei quasi il doppio di tempo per realizzare il mio lavoro. Adesso riesco, ecco cosa intendevo con lavorare con un uncinetto più piccolo per ottenere però un effetto
più aperto, punti più lunghi e più aperti, come se avessi adoperato un calibro maggiore. È tutto molto più fluido. Si impara, è bellissimo aperto. Lui ha proprio una mano affrettata che mi piace un sacco. Adesso vi saluto, alzo lo sguardo, mi godo della vista del lago, di tutto il margine di questo cratere. Immaginate un po' che vulcanone, questo qua, che boccona. Che boccona di cratere. Ciao, vedete qua? Mannaggia, mi si è aperto. Buon tutto, buon pomeriggio, anzi, buonanotte, mi sa.